Ansa Voice Magazine. Sulla bellezza, il genere sessuale, la sessualità e la salute, nuove sensibilità si stanno generando. Un report intitolato The Future of the Body esplora il corpo umano e quello che sta cambiando, coinvolgendo autorevoli voci internazionali del mondo dell'impresa, del marketing, ma anche della filosofia e della medicina. E tratteggia 5 scenari, 5 proiezioni, attraverso anche esempi di brand grandi e piccoli, capaci di farsi pionieri della rivoluzione in atto e proporre idee più accoglienti rispetto alle esigenze dei tanti corpi diversi che abitiamo e che oggi con coraggio si manifestano. Lo studio, frutto di un anno di lavoro, indaga i trend che riguardano il corpo umano in senso più ampio, dall'inclusivity alla tecnologia, passando per bellezza e sessualità. Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere, dice nell'introduzione l'imprenditore americano, autore di bestseller Jim Rohn. Ne parliamo per l'appuntamento Ansa Voice con la tendenza della settimana. Sono Alessandra Magliaro, curatrice del portale di Ansa Lifestyle. Che ci piaccia o no, noi siamo il nostro corpo e quell'involucro organico rappresenta la nostra espressione più intima e contemporaneamente è un potentissimo soggetto sociale e politico, in nome del quale si combattono infinite battaglie per la libertà di vivere, partorire, abortire, cambiare sesso, non modificare le imperfezioni e perfino morire. Pensiamo al corpo, soprattutto al corpo delle donne, ora coperto, ora sovraesposto, come ad un corpo che non appartiene mai totalmente a chi lo abita, ma diventa merce di scambio ideologico e commerciale, quasi fosse svincolato dalla volontà di ciascuno di noi. Per sua stessa natura, il corpo è una dichiarazione, a volte involontaria, sempre più spesso perfettamente consapevole, che facciamo al mondo prima ancora di fare ricorso alle parole. Ogni epoca ha adottato modi ed espressioni diverse nel tentativo di governarlo, di stabilire che cosa fosse accettabile, che cosa invece fosse socialmente inammissibile. È sempre stato il corpo, prima ancora della mente, a essere costretto all'uniformità, dalle divise militari a quelle scolastiche, fino alle tute degli operai delle fabbriche e le cravatte degli impiegati. Nel terzo decennio del 2000 viviamo ancora nella tensione tra corpo sociale, semplificato e quasi privo di fragilità, e corpo individuale, unico e complesso contenitore di istanze, desideri e aspirazioni. Tuttavia, se la politica, come sappiamo bene, fatica a tenere il passo, gli individui hanno innescato un potente processo di trasformazione che punta a svincolare il corpo, tutti i corpi, dai condizionamenti. I brand, sensibili a ogni nuovo sentire, racconta il report, stanno sposando l'individualità portata all'estremo che trasforma finalmente il corpo umano, almeno nel mondo occidentale, in un veicolo espressivo al di là di estetica, genere, età e orientamento. Vediamo nel dettaglio gli scenari dello studio di Future Brand, che è un'importante agenzia internazionale di analisi, anche con alcuni esempi. Rappresentare i corpi non conformi. Tra gli aspetti più evidenti della mutata prospettiva da cui osserviamo il corpo umano c'è l'accettazione dei corpi non conformi, una nuova frontiera che libera il corpo dalla schiavitù dell'estetica, ridimensionandone l'importanza a favore di una visione più funzionale che celebra orgogliosamente il corpo e tutti i corpi. Ogni fisicità è posta sullo stesso piano, ridando pari dignità ai corpi finora etichettati come diversi. Pensiamo a questo cambiamento davvero importante, paragonandolo ai diktat della famigerata prova costume che ha messo in ansia generazioni in ogni estate. È chiaro che bisogna stare bene con se stessi e non importa che tipo di corpo abbiamo, questo non può impedirci di andare a farci un bagno. Ci sono esempi eclatanti, penso alla cantante Lizzo, decisamente XXL, che giusto qualche giorno fa ha usato, perché no, quel punto di rosa carico inventato da Piccioli con Pantone, il Pink Valentino. C'è poi un brand, Under Argument, sceglie le proprie modelle in base alle loro storie e senza incontrarle prima. Propone quello che di fatto è un anti-casting, senza book fotografici né provini. È una rivoluzione che vede d'accordo anche celebrity e brand impegnati nella diffusione della body positivity.
raccontano le storie individuali, quelle raccontate dai tatuaggi, le cicatrici, i colori, le pieghe, tutti i segni che escludevano perché difformi dai canoni e che oggi invece costituiscono il nostro storytelling personale e ci rendono unici. La capacità dei brand di farsi accoglienti con proposte adatte a ogni corpo sarà un fattore cruciale, si legge in questo report, per il successo e la fidelizzazione dei consumatori, soprattutto i più giovani e sensibili, visto che l'avversione per il proprio aspetto fisico riguarda il 61% degli adolescenti di tutto il mondo, ma allo stesso tempo sono proprio i giovani a cominciare a non essere in linea con la conformità prevista. Liberare i corpi dal genere. Anche questo, tradizionalmente le marche propongono prodotti che rispondono ai bisogni dei consumatori, ne riflettono le caratteristiche e ne assecondano i comportamenti. Questo approccio al marketing ha determinato offerte dedicate agli uomini e alle donne, differenziate nel packaging, nelle forme, persino nei colori. Una dicotomia basata su stereotipi di genere alimentata da decenni di cosiddetto gender marketing. Pensiamo alle confezioni rosa per le femmine, azzurro per i maschi, che sta via via lasciando il posto a proposte e rappresentazioni in cui chiunque si può riconoscere. C'è chi lo fa già, c'è un cult brand svedese, si chiama Acne, ha lanciato già nel 2014 una linea di biancheria intima gender neutral che apre a un'estetica androgina che poi, volendo risalire alle origini, era già stata sperimentata da Calvin Klein negli anni 90. Questo brand si è guadagnato un posto alla Victoria e Albert Museum di Londra. La linea comprende boxer, slip, short, modelli a vita alta. I colori sono neutri per evitare segmentazioni della collezione legata al genere e non ai gusti o alla funzione. Ma marchi di intimo per tutti i corpi stanno emergendo, all'estero soprattutto. Unmentionables di Boy Smells, Lucky Scavis con i suoi boxer colorati senza genere, Gaff Underwear di Origami Customs, Tomboy X, che è un underwear che ha taglie dalla 3XS alla 6XL. Il ruolo attivo dei consumatori e la nuova sensibilità verso le tematiche di genere sta ridefinendo lo scenario anche di questo settore. Esplorare le diverse sessualità. Sesso e corpo sono spesso usati come sinonimi. Cinema e pubblicità soprattutto ci hanno abituati a rappresentazioni che poco o nulla hanno a che fare con una sfera articolata e complessa come il sesso. Come più della moda, sono quasi solo i corpi perfetti a raccontare il sesso in modalità che hanno più a che fare con l'esercizio ginnico che ha una reciproca esplorazione e scoperta. Età, genere, condizione fisica, abilità non sono quasi mai rappresentati. Ci sono dei brand come Consonant Skin and Care che propongono una soddisfazione sessuale come parte integrante di una sana routine di bellezza, come Come and Glow Bundle, letteralmente vieni e splendi, offre un kit che include maschere in tessuto, una candela, un vibratore. Questo tipo di prodotti normalizza il tema del piacere sessuale, allineandolo alla routine quotidiana di bellezza e stile di vita. Come spiegato da Maurizio Bossi, che è un Supply Chain and Control Business Unit Director Art Sana, parlando di sessualità e trasformazione, i giovani e le giovani pongono il corpo al centro di un universo fatto di diversità di genere, di cultura, di etnia, un mondo che evolve da binario a sfaccettato. È un mondo complesso in cui c'è molto margine per portare valore alle persone. Qual è la forma del bello? Bisogna ampliare il concetto di bellezza. Il tema è complesso, appassionante, il dibattito che lo circonda dimostra che le ipotesi sono numerose e potenzialmente tutte valide. Pensiamo a questo esempio. Nata perfetta nel 1959, Barbie si è tanto evoluta da arrivare a incarnare fisicità, etnie e gusti diversissimi e tutti reali. La sua bellezza ora risiede nella diversità e nella possibilità di riconoscersi in lei. Qualcosa di lontanissimo dal progetto di perfezione iniziale degli anni 60. Sotto la guida di Alessandro Michele, Gucci è impegnata a sfidare i canoni dell'estetica della perfezione, proponendo alternative che rispecchiano i cambiamenti sociali. E potrebbe sembrare ad una lettura superficiale un impegno di facciata per questo brand di lusso, ma non lo è. Ha scelto René Tirado come Global Head of Diversity, Equity and Inclusion, e nel suo curriculum questa persona ha
gli spogliatoi della Major League Baseball americana, dove come capo della divisione appunto di diversità e inclusione ha piazzato persone di colore e candidati LGBTQ in posizioni operative in diverse divisioni. Parliamo della Lega del Baseball americana. Il godimento della bruttezza è più complesso e articolato del godimento della bellezza. Pensiamo che la bellezza sia eccezionale, in realtà è la bruttezza a esserlo. La bellezza tradizionale, a cui i nostri occhi e i nostri sensi sono assuefatti, non è affatto eccezionale, ma il brutto che ci sta accanto quando invade il terreno della bellezza, quello sì che è potente ed eccezionale. Si legge nel report questa dichiarazione di Maddalena Mazzocut-Miss, che è la docente di estetica della musica e dello spettacolo alla Statale di Milano. Infine, un paragrafo di scenario dedicato alla tecnologia. L'innovazione digitale determina una crescente interconnessione tra il corpo e gli apparati tecnologici. Tra teorie complottiste e ingegneria biomedica stanno fiorendo nuovi prodotti e servizi che integrano la tecnologia con il corpo. Non si conosce ancora il limite di questa fusione, quel che è certo è che i nostri corpi si ibrideranno sempre di più. Cosinus, che è un'azienda tedesca di monitoraggio motorio, ha presentato recentemente Degree, un nuovo termometro da orecchio per bambini. Il dispositivo è in grado di monitorare in maniera costante la temperatura corporea per offrire informazioni in tempo reale da visualizzare tramite un'app. Ogni volta che la temperatura corporea del bambino cambia, i genitori ricevono una notifica che spiega il cambiamento e indica se sia il caso di rivolgersi al pediatra. L'app inoltre fornisce anche consigli su come curare la febbre, rassicurare il genitore, tutto questo grazie a un collegamento tecnologico con il corpo del bambino. Ci sembra chiaramente qualcosa di fantascientifico, ma noi sappiamo quanto la tecnologia in questi ultimi tempi è entrata in ogni settore veramente a gamba tesa. Quindi quello che oggi ci sembra un'esagerazione, dopodomani potrebbe essere la regola.